Avete sentito, Barnier definisce la sua proposta che è stata adottata questa mattina dalla Commissione dell'Unione Europea, la definisce una rivoluzione. Vediamo se è d'accordo con questo termine Niccolò Rinaldi, che è eurodeputato dell'Italia dei Valori. Dunque ci colleghiamo subito con Strasburgo, dove c'è appunto l'onorevole Rinaldi. Benvenuto, onorevole Aranews. Allora, le giravamo la domanda. È una rivoluzione secondo lei quanto adottato a Strasburgo questa mattina, e cioè una vigilanza dell'Unione Europea sulle banche dell'Eurozona? È una misura sicuramente attesa da molto tempo, una rivoluzione. Beh, certo, avere a che fare con la sorveglianza bancaria è sempre stato un rompicapo per qualsiasi potere istituzionale, ma questo già dal Medioevo, durante il Rinascimento e ancora naturalmente in questa Europa unita. La proposta è una proposta che arriva 2 mesi circa dal mandato che il Consiglio aveva dato alla Commissione per presentarla. La Commissione mi pare che sia stata abbastanza solerte. Ed è un passo veramente molto importante perché noi abbiamo oltre 6.000 istituti di credito in Europa. Parte della crisi, soltanto una parte della crisi, è dovuta al fatto che poi ciascuno si muove con proprie regole, con diverse autorità di sorveglianza nazionale, in quella solita cacofonia europea che tanti problemi crea e pochi li risolve. Detto questo, c'è molta perplessità su questa proposta della Commissione. Il primo problema, che forse è quello principale, è che la Commissione ha deciso di basare questa sua decisione su quello che noi chiamiamo il metodo intergovernativo, vale a dire su un accordo che deve essere all'unanimità fra gli Stati membri, escludendo il Parlamento, sia il Parlamento europeo che i Parlamenti nazionali, dal processo decisionale. E questo purtroppo è un frutto di una mentalità che dovremmo superare, perché proprio non capire le lezioni di questi mesi, di questi ultimi 2 anni, dove da parte dei cittadini si richiede sì più Europa, ma anche un'Europa trasparente, un'Europa che sia responsabile nei confronti delle attese della società, che abbia un coinvolgimento di tutte le istanze democratiche. Cioè il deficit democratico con questa decisione purtroppo viene particolarmente grave in una materia così delicata, così ricca di interessi a volte complessi, se non addirittura occulti, come quelli delle banche. Poi Rinaldi, ci sono. sì, scusi, l'ho Prego. interrotta perché volevo sapere, non tutti i paesi, i governi europei, i paesi europei erano d'accordo, sono d'accordo su questa grande misura, insomma, assunta questa mattina. Perché? Ci spiega qual è la composizione di questo puzzle, chi è a favore e chi è contro e perché? Ma molti devono ancora in realtà far vedere le proprie carte. La Germania è molto perplessa perché vuole tutelare il suo sistema bancario, dove in realtà ci sarebbero da mettere in ordine alcune cose, e anche il fatto che la Germania ha una rete di banche locali, un po' simili, ma non sono proprio la stessa cosa, i nostri crediti cooperativi sul territorio, che sono quasi delle banche di diritto pubblico e che vuole privare, di cui vuole evitare la sorveglianza europea, dicendo: ma sono banche che vanno bene, perché dobbiamo metterle sotto questo calderone della Banca Centrale Europea? Questo è un tema in realtà vero, perché la Banca Centrale Europea, che con questa proposta della Commissione diventa il grande sorvegliante del sistema creditizio dell'Eurozona, è per vocazione indipendente, indenne da qualsiasi tipo di interferenza politica. Tuttavia, un conto è l'indipendenza che la Banca Centrale Europea deve avere per controllare la stabilità dei prezzi, tenere a bada l'inflazione, la quantità di moneta che deve circolare. Un altro conto è invece il suo ruolo proprio nel dare licenze alle banche, nel ritirarle, nel capire se i meccanismi di controllo sono efficaci, se i prodotti sono E quindi, sì, vendibili ai certo. clienti o meno. Rinaldi, quindi in questi termini si riflette sulle nostre vite reali, perché poi la gente vuole sapere, giustamente, queste misure di cui si parla tanto. Monti ha appena detto, sono felicissimo di questa decisione presa questa mattina, non soltanto questa, ma anche quella che è arrivata alla Corte Alta di Strasburgo, di Karlsruhe. Ecco, ma come si riflettono poi sulle nostre vite, su queste vite così strette in questo momento dalla morsa della crisi economica? Ma io la metterei così: il mio conto in banca lo sento più sicuro con una sorveglianza bancaria europea, decisamente. Una banca oggi avrà più difficoltà ad avventurarsi nell'acquisire prodotti finanziari rischiosi, nell'operazione di acquisto di altre banche che possono debitarla fortemente.
Insomma, mi sento Cioè lei dice sicuramente il rischio Lehman maggiormente Brothers tutelato. dovrebbe essere, il rischio Lehman Brothers dovrebbe essere un po' sventato, ecco, per noi, anche se l'Italia un po' era fuori, non corriamo questi rischi. Le banche sono piuttosto solide, la nostra organizzazione e il sistema bancario. Rinaldi. Dunque, le nostre banche hanno sempre avuto una forma di sorveglianza e di tutela molto, molto attenta da parte della Banca d'Italia e devo dire che la stessa ABI ha sempre cercato di mettere ordine e di non creare delle situazioni troppo esposte. Quindi i problemi che ha incontrato l'Irlanda, sta incontrando la Spagna, in Italia per fortuna non ci sono stati e non credo che ci saranno. Detto questo, il nostro sistema creditizio è un sistema che non aiuta la piccola e media impresa, non aiuta la famiglia, il cittadino. Si è protetto molto e non è entrato in crisi anche perché ha avuto un atteggiamento estremamente prudente, estremamente conservatore, chiudendo spesso la borsa a chi in realtà avrebbe avuto bisogno di credito e di fiducia. E su questo c'è da fare sicuramente molta, molta strada, soprattutto per aiutare quelle banche che sono sul territorio, che sono più vicine alla piccola e media impresa, che sono più vicine ai cittadini. Anche noi, ricordiamoci, abbiamo delle forti criticità, il Monte dei Paschi di Siena ad esempio è soltanto uno fra i tanti esempi, ma siamo su una situazione che è più privilegiata rispetto alle altre. Tra l'altro, nella proposta della Commissione rimane un ruolo ancora per le banche centrali nazionali, che è un ruolo secondo me un po' ambiguo, perché alle banche centrali nazionali viene delegato il compito di tutelare i consumatori, di tutelare quindi i risparmiatori, tutelare coloro che hanno bisogno del credito e che avranno accesso al credito. A me questa soluzione francamente non mi convince troppo, l'ho anche detto oggi qui in Parlamento, perché sembra che si sia voluto dare ancora un pezzo di competenza alle istituzioni nazionali, dandogli come contentino una cosa considerata evidentemente nella proposta della Commissione meno importante Insomma, delle altre perdita perché di sovranità, non deve essere centralizzata. Rinaldi le dice un po' un pezzetto di sovranità che se ne va, questo vuole dire? No, il problema vero è che trattiamo la protezione dell'interesse del consumatore a un livello nazionale meno importante rispetto a invece la grande stabilità finanziaria degli istituti bancari europei, che invece è lasciata, anzi è affidata a Francoforte, alla Banca Centrale Europea. In tutto questo naturalmente c'è un pezzo di sovranità che se ne va. Devo dire che questo a me non mi ha mai scandalizzato, certo. Essendo europeista, essendo federalista, insomma io appartengo a un partito che crede molto nell'Europa, sì. come l'IDV, però quello che noi chiediamo, una fetta consistente del Parlamento europeo, è che questa cessione di sovranità non avvenga a una concertazione di stati membri, di governi che si ritrovano fra di loro e che poi decidono in base a cosa? Ai rapporti di forza. Ecco, allora invece quindi, insomma, cosa volete? Ma a un'entità federale, a un'entità dove siamo tutti rappresentati in modo equo. Ecco, Rinaldi, l'ultima domanda. Barroso ha rilanciato l'idea di un'Europa federale. Come si arriva? Quali sono i passi per questo progetto che sembra un sogno in questo momento così difficile per l'Europa? Dunque, non è un sogno. Brevemente però, Rinaldi, perché devo chiudere. Sì, sì, no. Non dobbiamo accettare il fatalismo che è un sogno, perché la realtà, anche gli eventi che presentavate prima durante il telegiornale nel mondo dimostrano che l'Europa è unita ed è un'unica potenza, o altrimenti noi in questo mondo saremo veramente marginali. Bisogna modificare i trattati, occorre una nuova convenzione, c'è chi lo vuole fare dopo le elezioni europee che sono per il 2014, c'è chi invece vorrebbe anticipare i tempi. È molto importante però per fare questo, cosa che la Commissione, Barroso ancora secondo me tarda a capire, anche perché Barroso più che di Stati Uniti d'Europa ha parlato di confederazione di stati europei, che è una cosa un po' diversa, ma abbiamo bisogno dei cittadini dalla nostra parte. I cittadini devono capire che l'Europa può essere amica, non è soltanto una crema e sangue. Rinaldi, si costruiscono i cittadini anche nei vari paesi, ecco, vista insomma anche questa ondata certo. di populismo, ecco, bisognerebbe contenerle. Questo siete voi che dovete fare il vostro dovere, anche voi insomma, anche e soprattutto. Grazie Rinaldi. Assolutamente. Niccolò Rinaldi dell'Italia dei Valori, eurodeputato collegato con noi da Strasburgo.